Seagate rinnova completamente la gamma di dischi GoFlex, battezzandoli Backup Plus. A cambiare non è solo il nome e l'aspetto estetico che vediamo qui, ma è anche il software che è contenuto all'interno di questi dischi e che consente di effettuare il backup sia verso i social network come Facebook, Flickr o YouTube, ma anche dai social network verso l'hard disk. Quindi è possibile backupare in maniera molto semplice e sicura i contenuti, foto e video, che sono immagazzinati all'interno appunto di questi social network, e salvarli in locale nel caso non volessimo più avere accesso a questi siti. La linea di dischi Backup Plus, come vediamo qui, è disponibile in tre tagli, da 500, 750 giga e 1 tera, e per i modelli da 500 giga e 1 tera anche quattro colori: nero, silver, blu e rosso. Come la linea GoFlex, a cui eravamo abituati fino a poco tempo fa, anche questi nuovi Backup Plus includono le interfacce intercambiabili. Di base il disco viene fornito di un'interfaccia USB 3.0, quindi capace di garantire una velocità massima di 5 gigabit al secondo, ma queste interfacce sono poi intercambiabili appunto con altre interfacce, come ad esempio il FireWire 800 per gli utenti Mac, oppure il, una porta Thunderbolt la cui espansione vediamo in questa scatola. La linea Backup Plus è anche destinata agli utenti desktop, disponibile anche qui in 4 tagli da 1, 2, 3 e ben 4 terabyte. Anche in questo caso l'interfaccia base che vediamo qui è USB 3.0, ma è disponibile una upgrade per le porte Thunderbolt, quindi due porte in questo caso per effettuare il collegamento in cascata, e un disco nato per USB 3 diventa facilmente Thunderbolt. Un altro nuovo dispositivo della linea Seagate è lo Slim, un disco da 500 giga, veramente sottilissimo, come possiamo vedere è impressionante, più sottile di una matita. Anche per questo modello Seagate ha introdotto il nuovo software di backup e le interfacce intercambiabili con la linea GoFlex.